Ora si registrerà la conferenza. Va bene, buongiorno a tutti. Procedo con l'appello. Allora, in ordine alfabetico. Comune di Abbiate Grasso. Presente. Comune di Albairate. Comune di Arconate. Comune di Arese. Presente. Comune di Arluno, Comune di Assago, Comune di Baranzate, Presente. Comune di Bareggio. Funziona tutto, perché deve rompere i coglioni la gente? Chiedo veramente a tutti di spegnere se non per rispondere. Basta uno che fa rumore e non sente nulla. Bareggio, nessuno. Basiano. Basiglio. Presente. Ellinzago. Bernate. Pesate. Binasco. Boffalora. Bollate. Presente. Bresso. Bubbiano, Buccinasco, Presente. Muscate, Bussero, Presente. Busto Garolfo, Presente. Calvignasco, ok, Presente. perfetto, Calvignasco, Presente. Cambiago, Canegrate, Presente. Carpiano, Arugate, Casarile, Casorezzo, Presente. Cassano, Cassina de Pecchi. Burcaro, scusi, ha saltato Carpiano. Ho chiamato. Comunque non Allora, c'è. presente. Presente. Ok, Cassano Dadda. Cassina De Pecchi. Cassinetta. Castano. Cernusco. Presente. Cernusco Castano presente. presente. Anche Castano? Sì, anche Castano. Ok. Cerro Alambro. Presente. Cerro Maggiore. Cesano Boscone. Presente. Ok. Cesate. Pinisello. Cisliano. Cologno Monzese. Volturano, Corbetta, Presente. Sempre si può. Cormano, Cormano, Cornaredo, Presente. Magari è Corsico, possibile di qualcosa. Cugiono, Cusago, Cusano. Dairago, Dresano, Presente. Gaggiano, Garbagnate, Gessate, Presente. Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Presente. Presente.
Presente. Gudo c'è? No. In Veruno presente. Inzago? Gudo La c'è. Chiarelli. Come? Gudo c'è, perfetto. Conti c'è. Va bene, ok. Inzago? La Chiarella? La Chiarella è presente. Grazie. Lainate? Lainate? Presente. Legnano? Liscate? Presente. Locate Triulzi? Magenta? Presente. Magnago? Marcallo? Masate? Mediglia? Melegnano? Presente. Melzo? Sì. Ok. Melzo? Non so perché il sindaco è in ritardo, ho detto, mi dica che sono presente alla conferenza dei sindaci. Non so se presente. Si può anche delegare. Milano c'è, ok. Morimondo. Dica che il sindaco sta arrivando. Che... Morimondo. Okay. Motta Visconti. Limite webcam raggiunto. Nerviano. Sì. Nerviano? No. Nosate? Presente. Allora, però stavo cercando di... Novate? Presente. Quindi siamo qua. Noviglio? Vedi che la webcam è spuntata. Opera? Se il limite per webcam è raggiunto. Può darsi Ostona? Che non possono collegare più di 8 webcam. Potete spegnere il microfono chi non è chiamato, perché sennò non si fa, si fa confusione. Allora, grazie. Sono presente. Sono presente, ok. Ozzero? Non c'è. Paderno? Presente. Antigliate? Parabiago? Paullo? Pero, Peschiera, Pessano, Pessano non c'è, Pieve Emanuele, presente, Pioltello, Pioltello, presente, Pogliano, presente, Pozzo d'Adda, Pozzuolo, presente, Regnana, Rescaldina, Regnana? Regnana presente. Rescaldina, presente, Ro, presente, grazie, Robecchetto, presente. Robecco? Presente. Rodano? Rodano presente. Grazie. Rosate? Presente. Okay. Rozzano? San Colombano? San Donato? San Donato? Non c'è. San Giorgio? Proviamo. C'è la becca. San Giuliano? San Vittore? San Zenone? Santo Stefano? Presente. Grazie. Sedriano? Segrate? Presente. Ok, Segrate? Segrate presente. Sedriano presente, Segrate presente, grazie. Senago? Sesto?
Presente. Grazie. E Tala? Tala non c'è. Ettimo? Presente. Grazie. Solaro? Presente. Solaro? È Solaro, giusto? Mi conferma? Solaro? No. Trezzano Rosa? Trezzano sul Naviglio? Presente. Rezzo sull'Adda? Ribiano? Bucazzano? Presente. Grazie. Scusi, San Zenone è presente, che non è lentissimo e non riesco ad attivare in tempo. San Zenone è presente. Allora, Turbigo? Presente. Grazie. Vanzaghello? Presente. Vanzaghello presente. Grazie. Vanzago? Paprio? Paprio presente. Per mezzo? Bernate? Presente Bernate. Bernate presente? Presente Bernate. Non lo presento. Grazie. Non già troppo. Se ne trova qua. Ignate? Presente. Villa Cortese? Le metto. Villa Cortese presente. Vimodrone? No, Vimodrone, ok. Presente. Grazie. Vittuone? Vizzolo? Presente. Zibido? Presente. Zibido presente. Perfetto. Adesso chiamo i parchi, perché questa conferenza è integrata anche con i presidenti dei parchi regionali, quindi che quindi modifica il quorum tanto strutturale quanto funzionale. Bernate allora, Ticino non è stato chiamato ma è presente. Anche Locato, scusatemi, mi sono collegato ora. Locato, un secondo che chiedo con i parchi. È presente. Anche San Donato, presidente, è presente. E Arluno, che sta scrivendo. Quindi, mi avete detto Arluno. E San Donato, allora, milanese. San Donato. Arbonate, avevo l'audio disattivato. Arbonate. E San Donato, giusto? Sì. Anche Albairate. Albairate, avevo avuto problemi con l'audio, era entrata una chiamata, presente. Albairate, ok, due segnati. Però ho avuto problemi con l'audio, però è presente. Mesero, adesso lo vado a prendere. Mesero, ok, l'ho segnato. Locate di Triulzi anche. Locate. Però, presidente. Locate di Triulzi, ok. Però chiamo... è presente. Mesero l'ho segnato, Pero. Grazie. Adesso Pero. Chiamo i parchi. Però? Però è presente. Ok. Presente. Perfetto. Bernate adesso, l'ho segnato, per favore. Vignate? Bernate Ticino. Ah, sì, segnato, grazie. Con la V. E Bernate invece c'è? Sì, ci sono. Ok. C'è sia Bernate che Bernate. Ok. Adesso chiamo i parchi. Per il Parco Agricolo Sud di Milano, chi c'è? Michela Palestra, presidente. Ok. Parco Adda Nord? Parco delle Groane, Parco Nord Milano e Parco Valle del Ticino.
non c'è nessuno. C'è solo il parco agricolo. No, okay, c'è il parco del... conto un altro. Aspetti, il parco Valle del Piccino è presente, Cristina Chiappa. Sì, segretario. Esatto, grazie. Ok, segnato. Grazie. Dovremmo esserci, un secondo che faccio una verifica, un attimo solo. Siamo in 71, 69 comuni, due parchi, il quorum richiesto è di 70 enti, comuni e parchi tutti sommati, e quindi ci siamo, il quorum della popolazione c'è. Quindi la seduta è legale, può avere inizio. Prego, sindaco, grazie. Grazie, innanzitutto nominiamo scrutatori Pierluca Audani di Casorezzo, Paolo Branca di Carpiano e Lidia Reale di Basiglio. Abbiamo un tema, un punto all'ordine del giorno, l'espressione del parere sulla proposta di PTM, Piano Territoriale Metropolitano. Do la parola al consigliere delegato Mezzi. Grazie sindaco, saluto i sindaci presenti e i rappresentanti degli enti delle aree protette. Il parere che la conferenza metropolitana è chiamata a esprimere arriva dopo un percorso piuttosto lungo di costruzione del piano territoriale. Noi ne abbiamo parlato l'ultima volta il 4 giugno con un'informativa specifica su questi temi, ne abbiamo parlato nell'autunno del 2019. Ci arriviamo dopo un doppio passaggio nelle zone omogenee, il primo alla fine del 2018 quando abbiamo presentato le linee guida del piano territoriale. Linee guida che, lo ricordo, sono state approvate all'unanimità dal Consiglio metropolitano nel settembre 2018. E ci arriviamo dopo il giro fatto nuovamente nelle zone omogenee nei mesi di novembre e dicembre del 2019 e nel gennaio del 2020. Poi la proposta di piano è stata depositata il 5 febbraio scorso e lì è iniziato, diciamo, il percorso che della procedura di valutazione ambientale strategica. Poi ovviamente c'è stata la sospensione in relazione ai decreti ministeriali in relazione all'emergenza sanitaria. Negli incontri che abbiamo fatto con i comuni abbiamo incontrato circa 90-95 comuni, rappresentanti di comuni nel giro nelle zone omogenee. Abbiamo fatto un ampio confronto anche in sede di commissione affari generali, credo che da questo punto di vista sia stato apprezzato anche il metodo e la disponibilità al confronto che abbiamo avuto con la commissione che si occupa di istruire appunto il piano territoriale prima dell'adozione. Il PTM, una volta verrà approvato, una volta approvato, sostituirà il piano territoriale vigente del 2014. Ovviamente questo percorso di confronto non si esaurisce qui nell'espressione di parere, confronto con i comuni, con i sindaci, con le amministrazioni locali, ma è un percorso che ci vedrà impegnati nella fase di adozione, dopo la fase di adozione fino alla sua approvazione del piano. Quindi non sarà soltanto un confronto di carattere formale quello che vogliamo attivare in questo doppio passaggio consigliare, limitato alle osservazioni, alle controdeduzioni, ma sarà sostanzialmente un confronto diretto con i comuni che avranno quelli che avranno necessità di avere con noi un confronto specifico sui temi sia di carattere generale sia di carattere locale. Il piano va portato a termine perché la norma regionale, il PTR, entrato in vigore nel marzo del 2019, indica per le province e per la città metropolitana l'approvazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del PTR
dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale per le province e del PTM per la città metropolitana di Milano. Quindi abbiamo una disposizione normativa regionale che ci indica questa data. Quindi dobbiamo dotarci di questo strumento di pianificazione aggiornato. Poi lo dobbiamo fare anche perché la 56, la legge del Rio istitutiva delle città metropolitane, attribuisce proprio alle città metropolitane stesse il compito della pianificazione territoriale. Poi dobbiamo adeguare lo strumento di pianificazione di area vasta della città metropolitana, in questo caso, alle disposizioni del PTR e della legge 31, quella sul consumo di suolo. Quindi abbiamo diverse indicazioni normative che ci impegnano a modificare a predisporre il nuovo piano territoriale metropolitano. Noi siamo partiti subito, dal momento successivo all'attribuzione sottoscritto della delega da parte del sindaco metropolitano della pianificazione territoriale, a costruire il piano. E quindi ci siamo fatti trovare preparati dalle indicazioni poi contenute nel PTR regionale, che danno appunto 2 anni di tempo a noi come città metropolitana, così come alle province, per dotarsi di questo nuovo strumento. Abbiamo aperto un confronto con i comuni sul tema degli ambiti agricoli strategici. Ricordate la mia lettera del settembre scorso, sono arrivate diverse indicazioni e su quelle abbiamo dato a ciascuna di queste indicazioni delle risposte precise ai comuni. E ripeto, il 5 febbraio abbiamo depositato ai fini della procedura di VAS per la proposta di piano territoriale metropolitano. E sulla procedura di valutazione ambientale strategica abbiamo ricevuto circa 80 di proposte, di contributi, che verranno considerati per quanto riguarda gli aspetti ambientali della procedura. Quindi nella proposta poi che porteremo in discussione al Consiglio metropolitano per la sua adozione. Quali sono i temi? Lo ripeto, anche se ne abbiamo già parlato molto brevemente, solo per titoli. Il tema dell'adattamento al cambiamento climatico è uno dei temi centrali di questa operazione di pianificazione territoriale, perché credo che le città e i territori debbano dotarsi degli strumenti normativi che consentono di affrontare le esigenze di adattamento al cambiamento climatico. Questa è una parte innovativa, sia a livello della pianificazione storica di questo ente, della città metropolitana oggi e della provincia nel passato, ma credo anche un elemento di novità, di forte innovazione anche per quanto riguarda la pianificazione delle altre città metropolitane, almeno questo è il nostro punto di vista nella ricognizione che abbiamo fatto. Poi parliamo di miglioramento della mobilità pubblica. Il tema degli interventi sulle aree dismesse, sul tessuto consolidato, è stato un tema oggetto di discussione con i comuni nel giro che abbiamo fatto nelle zone omogenee, l'organizzazione policentrica del territorio metropolitano, il potenziamento della rete ecologica, lo sviluppo dell'area verde metropolitana e poi il rafforzamento anche degli strumenti per la gestione del ciclo delle acque, la tutela e la diversificazione della produzione agricola. Questo è un altro tema importante che abbiamo come contenuto del piano territoriale metropolitano, ma non dimentichiamo il tema del potenziamento e della semplificazione degli strumenti del piano stesso. Procediamo ad una forte semplificazione per quanto riguarda le varianti al piano territoriale metropolitano rispetto al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente. Infine chiudo sul tema del consumo di suolo, che ci viene chiesto dalla Regione Lombardia di operare in relazione ai contenuti della legge 31. Quali sono, e ho finito, i temi principali emersi nel confronto con i comuni nel giro che abbiamo fatto nel 2018 e poi ripetuto nel 2019? Uno dei temi centrali è il riequilibrio delle relazioni fra la città centrale, parlo del capoluogo e i comuni di prima cintura, e i comuni cosiddetti periferici. Questo è un tema che preoccupa molto e vede molta attenzione da parte dei sindaci dei comuni, diciamo, non della città centrale. E quindi la necessità di riequilibrare questo rapporto fra il centro e il resto del territorio metropolitano. C'è il tema che è emerso con forza della logistica nell'area milanese nel suo complesso e più in particolare nell'area est del milanese, dell'area metropolitana, in particolare nella zona della Martesana e anche nella zona sud,
a confine con il territorio della provincia di Pavia. Il tema della proliferazione delle grandi e medie e grandi strutture di vendita. Poi abbiamo introdotto delle novità importanti che spero siano state colte da parte di chi ha avuto modo di approfondire il tema della mobilità nel suo complesso, il tema delle linee suburbane con delle indicazioni contenute nel PTM che vanno oltre le previsioni del PUMS del capoluogo. In tema di viabilità abbiamo ripreso le previsioni del PTCP del 2014, le abbiamo aggiornate con le proposte anche avanzate dai comuni, cercando di orientare le scelte in base all'ordine delle priorità in una situazione di risorse scarse. Anche sul trasporto pubblico ci sono degli elementi importanti, a partire dai collegamenti radiali, non solo dai collegamenti radiali, ma da quelli trasversali. Penso ad esempio al quadrante nord-ovest del territorio milanese, e per sviluppare delle sinergie con l'area Mind e con Sesto San Giovanni, quindi la città della salute. Quindi questo tema, che è stato un tema oggetto di valutazione e di confronto con i comuni del nord-ovest, del nord Milano, è stato portato all'interno della proposta di piano. E il tema del consumo di suolo, quindi una metodologia di riduzione che non risponde a una logica lineare, così come per la verità il PTR ci indica di fare, ma secondo valutazioni specifiche, comune per comune, che tengono conto della storia urbanistica di ciascuno dei comuni, della loro specificità, dei contesti territoriali, degli indici di consumo del territorio storici. E quindi questo è un tema che abbiamo cercato di, come dire, modellare in relazione alle diverse situazioni del territorio milanese, non attraverso quella riduzione chiesta dalla legge 31 del PTR di una riduzione lineare su tutto il territorio milanese. Quindi abbiamo cercato di valutare caso per caso questa situazione. E poi chiudo. Il tema climatico è un tema che ha interessato i comuni che abbiamo incontrato nel giro che abbiamo svolto nei mesi scorsi, perché rappresenta effettivamente una delle innovazioni che guardano in avanti, che cercano di innovare anche la strumentazione di pianificazione territoriale rispetto al tema centrale e strategico del cambiamento climatico. Ecco, io qui mi fermerei. Dico soltanto, perché farlo ora il piano territoriale? Uno, per rispettare i tempi che la regione ci dà. Questo è, credo che sia un dovere istituzionale che noi abbiamo, quello di fare in modo di essere anche pronti a rispondere ai tempi di una procedura lunga, ma comunque di un'indicazione regionale che è contenuta nel PTR. Per rispettare un impegno amministrativo di questa amministrazione, cioè di portare a termine il piano territoriale metropolitano così come ci indica la legge 56, la legge del Rio del 2014. Per dare risposte al governo del territorio, questo è uno dei motivi importanti che ci portano a chiedere ai sindaci di valutare il parere che vi abbiamo inviato nei giorni scorsi e di confermarci quello che lista, quali sono i suoi contenuti del parere stesso, e per cercare di riequilibrare il rapporto fra centro e periferia. Questo è un tema veramente che è stato oggetto di grande attenzione, spesso declinato in maniera semplicistica come una visione milanocentrica. Noi abbiamo cercato nella normativa tecnica, per coloro i quali hanno avuto il modo di approfondire anche l'aspetto normativo, di riequilibrare questo rapporto. E poi il tema dell'apparato produttivo. Quando parliamo di logistica e di insediamenti produttivi, noi parliamo dell'economia reale di questa regione, per risolvere alcuni nodi della viabilità e del trasporto pubblico e per dare strumenti ai comuni, lo ripeto nuovamente, sul tema dell'adattamento al cambiamento climatico. Queste ci sembrano le motivazioni forti che ci portano a chiedere ai sindaci una valutazione attenta del parere che vi abbiamo proposto e di consentirci poi di portare questo parere alla conferenza di valutazione ambientale strategica e successivamente di fare il passaggio di adozione del piano territoriale. Il percorso è lungo e quindi il tema dei tempi è un tema centrale in questa operazione. Noi ci arriviamo per tempo, abbiamo avuto quello che abbiamo tutti quanti subito, però siamo nella condizione di poter rispettare il mandato amministrativo e le indicazioni contenute nella legge regionale. Sindaco, io avrei terminato questa presentazione.
Bene, apriamo il dibattito. Si è prenotato innanzitutto Nai di Abbiate Grasso. Sindaco Nai, prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto è stato appena detto e proprio al termine dell'intervento l'importanza di uno strumento urbanistico che d'altra parte anche le amministrazioni locali attendono, soprattutto quelle che devono poi mettere mano ai propri strumenti urbanistici, ai propri PGT. Attendevamo Regione Lombardia, chiaramente attendiamo anche città metropolitane per poter avere appunto un qualche cosa di preordinato e ciascuno chiaramente dei colleghi sicuramente è interessato a questo strumento che naturalmente come tutti gli strumenti urbanistici quando parliamo di scelte urbanistiche stiamo parlando di scelte politiche per eccellenza, cosa più dell'urbanistica o come l'urbanistica ha a che fare con scelte di pianificazione, divisione e quant'altro. E proprio per questo io intervengo subito all'inizio della seduta, anche perché mi sono confrontato questa mattina con altri colleghi che hanno dei problemi oggi ad esprimersi, non condividendo appunto l'esigenza di avere uno strumento così importante come questo piano, ma visto anche il momento di particolari difficoltà, quindi raccolgo anche in maniera positiva l'invito e la disponibilità fatto prima che cominciasse questa assemblea di poter trovare anche un luogo dove in sicurezza poterci trovare di presenza. Io sono a chiedere un rinvio della discussione. D'altra parte con i colleghi avevamo così valutato di non partecipare a questa assemblea, invece poi siamo qui, però chiediamo di posticipare una decisione ad altro momento. Per quanto riguarda il comune di Abbiate Grasso, nella fattispecie con altri comuni interessati a questa diciamo, opera importante, un qualche cosa assolutamente ci vede contrari. Parlo per il comune di Abbiate Grasso, ma forse qualche altro collega vorrà intervenire a riguardo. La criticità era emersa anche nel confronto che c'era stato, se non ricordo male, nel mese di novembre a Magenta. A pagina 78 della relazione si dice in maniera molto chiara, ad esempio, che il tracciato della nuova strada, la strada Vigevano Malpensa, non è condiviso dalla città metropolitana. D'altra parte, ricordo anche con Arianna Censi, ci siamo trovati in passato a Roma, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'orientamento di città metropolitana è sempre stato chiaro, così come chiaro è stato la volontà da parte di alcuni comuni, nella fattispecie Abbiate Grasso, ma anche Magenta, anche Robecco, anche Ozzero, diciamo comuni interessati a questa infrastruttura, nel ritenerla viceversa qualcosa di strategico e prioritario. Vi sono anche dei dubbi che riguardano tutta una serie di osservazioni, non tanto per quanto riguarda il mio comune, ma per altri colleghi mi facevano appunto riferimento ad alcune osservazioni su cui si attendeva risposta o qualche diciamo diversa linea di condivisione e quindi io chiedo qui di rimandare la discussione quando ci saranno le condizioni per cui diciamo tutti possiamo essere d'accordo su determinate linee. Grazie Sindaco. Abbiamo al momento due prenotazioni, prima Casorezzo e poi Sesto San Giovanni. Sì, grazie Sindaco. Allora, mi associo anch'io alla richiesta del Sindaco Nai. Propongo appunto la sospensiva in base all'articolo 24 del regolamento dell'organizzazione e del funzionamento della conferenza metropolitana. A sostegno della mia proposta ci sono le motivazioni emerse soprattutto dall'emergenza sanitaria che è ancora in corso. La pandemia che stiamo attraversando e le conseguenti contromisure adottate per contrastarla hanno fatto scoprire a tutti noi nuovi bisogni, non solo delle persone più fragili, ma spesso anche di coloro che normalmente non necessitano di aiuti da parte degli enti pubblici.
si è compreso che alcuni modelli di sviluppo che si ritenevano funzionanti perché più volte collaudati in realtà necessitano di revisioni profonde. Ci si è resi conto della necessità di infrastrutture e formule organizzative differenti da quelle adottate anche nel recente passato. Il momento storico che stiamo attraversando ci ha insegnato che occorre ripensare il futuro per non ripetere gli errori che ci hanno condotto alla situazione presente. Adottando questo PTM si potrebbe correre il rischio di affrontare i prossimi anni con uno strumento già superato, obsoleto, magari anche inutile in certe sue parti o addirittura dannoso. È invece opportuno approfondire altri temi e porre l'attenzione su aspetti che potrebbero non essere stati valutati, proprio in virtù del fatto che alcuni problemi non erano visti come tali, ma che l'emergenza sanitaria ci ha mostrato in tutta la loro complessità. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e lungimiranti, non certo della fretta. Si propone pertanto il rinvio della decisione ad altra seduta, così da lasciare il tempo necessario per studiare meglio ciò che effettivamente serve e che vogliamo per il nostro territorio e per il suo sviluppo. Ringrazio. Certo, grazie, certo San Giovanni. Grazie Sindaco. Due riflessioni, a parte vabbè, il tempo stretto per leggere la bozza di delibera, vabbè, questo è il meno, o il più. Due questioni che abbiamo sempre rilevato anche negli incontri quando avevamo fatto a Cinisello e che abbiamo visto è stato riproposto, ma è un tema che noi, su cui noi già preannunciamo una contrarietà perché va a riproporre questioni che per noi sono già superate come territorio. È la questione ad esempio della metrotranvia che viene riproposta sul territorio di Sesto San Giovanni come collegamento est-ovest e che di fatto non è prevista nel PFALC né nella vecchia versione che è vigente nel PGT e tantomeno nella attuale riformulazione dei nuovi proprietari. E quindi su questo, diciamo, come infrastruttura riteniamo che sia una infrastruttura di previsione obsoleta. Rileviamo per quanto riguarda poi sempre per il territorio di Sesto San Giovanni un problema con i LUM, perché avete previsto una densità abitativa fino al 30% che è in contrasto con il PGT di Sesto San Giovanni, sia il vecchio che il nuovo che stiamo adottando, ma soprattutto è incompatibile col tessuto urbano sostanziale, perché da questo punto di vista voi sapete bene che la densità che abbiamo nelle fermate di Sesto San Giovanni impedisce di poter rispettare questa previsione anche e soprattutto su quelle che si stanno aprendo, che vado a riferirmi a quella di Restellone. L'ulteriore rilievo che il Comune di Sesto San Giovanni vuole fare è sulle grandi strutture. È codificato un riversamento distribuzione per i comuni del circondario dove c'è la grande distribuzione del 40% degli oneri. Quindi non si va più a fare un'opera di perequazione attingendo dal soggetto attuatore, ma glielo si va a chiedere al comune che in un qualche modo subisce anche l'intervento, perché ricordo a me stesso che le grandi strutture non sono solo governate dal comune, ma sono governate anche da Regione Lombardia e soprattutto da Regione Lombardia. Quindi suggerimento, se si va a chiedere un contributo da questo punto di vista di perequazione, è forse il caso che venga chiesto o al soggetto attuatore e non a scomputo degli oneri dovuti all'ente che, tra virgolette, trova sul territorio l'insediamento, e in alternativa che sia il comune, la regione, chiedo scusa, in luogo del comune, perché anche da questo punto di vista, voglio dire, ci sono oneri e contributi spettanti a Regione Lombardia e io da questo punto di vista non capiamo perché non debba esserci un contributo a questo punto di perequazione da parte dell'ente superiore verso gli enti minori e invece di porre a carico tutto del singolo ente. Lo dico non per il caso di Sesto San Giovanni, ma come criterio generale. Noi tra Sesto e Cinisello stiamo vivendo una stagione un po' particolare con i centri commerciali che sono sotto accusa o comunque sono in fase di sviluppo e che si apriranno comunque anche sulle aree FAC. Questo non leva e che avevano già trovato un governo tra i due enti interessati, tra i due comuni interessati. Questo non leva il discorso e non fa venire meno il discorso di una regola generale che secondo me è troppo sbilanciata a carico di un ente singolo a favore di tutti gli enti quando appunto, come ribadisco,
ci sono altri enti che governano i soggetti attuatori stessi a cui possono attingere o si può attingere o si può chiedere un contributo perequativo a favore degli, dei comuni e degli enti confinanti con l'insediamento. Questi sono i principali elementi di criticità che ovviamente faremo avere anche nelle forme di legge depositati alla a città metropolitana, che mi sento di dover lasciare agli atti. Sull'istanza mi rimetto, nel senso che ci sono, credo, mi sembra già di sentire da diversi enti, alcune questioni irrisolte nonostante i vari incontri e dibattiti che sono stati fatti, e pertanto forse un ulteriore approfondimento e riflessione vada posta prima di andare ad approvare un PTM che risulterebbe forse, da come alcuni stanno dicendo, non conforme con le esigenze del dei singoli territori. Grazie. Bene, adesso la sindaca Fortunata Barni di Robecco e poi su Bel Pari la sindaca di Magenta. Grazie. Prego, Barni. Buongiorno a tutti, ringrazio per questa possibilità di intervenire. Volevo unirmi alle osservazioni fatte dal sindaco di Abbiategrasso e dal sindaco di Casorezzo. A mio vedere è opportuno rinviare la votazione di oggi, perché soprattutto per quanto riguarda i territori interessati all'infrastruttura della Vigevano Malpensa, approvare questo PTM a nostro vedere andrebbe a danneggiare in maniera considerevole lo sviluppo del nostro territorio. Io credo che la posizione di città metropolitana sia legittima, ma a mio vedere contrasta in modo netto con la necessità di regione di un'infrastruttura che è stato più volte detto di importanza vitale per lo sviluppo del territorio. Per quanto riguarda il territorio di Robecco, tra l'altro le proposte che abbiamo avuto modo di leggere molto velocemente ci fanno capire che le proposte per Robecco e la risoluzione dei problemi viabilistici di Robecco andrebbe comunque a devastare una delle parti più belle del nostro territorio, che è quella della vallata del Ticino, per cui suppongo che anche il parco stesso abbia delle osservazioni da fare in merito. Chiedo davvero cortesemente che si possa tornare a un confronto e a un tavolo con i sindaci, soprattutto per questo tipo di opere che non si discute, sono impattanti, possono essere migliorate, ma ahimè non più rinviabili. Pertanto mi auspico davvero che ci sia la possibilità di rinviare questa votazione, altrimenti ci vedremo costretti a votare comunque in maniera contraria, quanto dentro al PTM per il resto ci sono in realtà anche delle proposte meritevoli di attenzione e sicuramente di valore. Chiaramente il nostro comune non può permettersi di votare un PTM che ignora un problema così grave che è quello viabilistico e che va a danneggiare lo sviluppo di un territorio. Grazie sindaca. Magenta, prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie naturalmente per l'opportunità di intervento e non posso far altro che associarmi sia alle parole di chi mi ha appena preceduto, quindi di Fortunata, sia del sindaco di Abbiategrasso e soprattutto anche del sindaco Eldani, insomma, quindi uno strumento che per il nostro territorio, come dicevano loro, ha dei problemi e creerebbe appunto dei problemi soprattutto su questa non condivisione dell'infrastruttura della Vigevano Malpensa. Poi ci sono comunque anche diverse osservazioni, altre osservazioni fatte comunque da me e credo anche dagli altri colleghi sindaci, a cui non abbiamo ricevuto risposta, quindi noi attualmente non siamo in grado di sapere se le osservazioni sono state accolte, se sono state valutate, che tipo di ragionamento è stato fatto su queste osservazioni. E sulle parole di Oldani naturalmente mi trovo concorde su uno strumento che, rispetto a quelli che sono i nuovi bisogni, le nuove esigenze, una nuova era post-Covid, potrebbe risultare appunto non conforme e non attuale rispetto alle necessità vere dei territori. Quindi anche io chiedo che possa essere rinviata questa approvazione, questa votazione, diversamente appunto la contrarietà si unisce a quanto già espresso dai miei colleghi. Grazie. Grazie sindaca. Adesso abbiamo Bottero di Trezzano sul Naviglio. Grazie sindaco, buon pomeriggio a tutte e a tutti di nuovo. Intanto grazie ovviamente alla macrostruttura
della città metropolitana, al consigliere delegato Mezzi, alla vice sindaco Censi e a tutti coloro i quali hanno collaborato alla redazione del PTM, che è stato un lavoro lungo e non facile, quindi viene presentato un documento complesso e quindi con delle tappe che sono state fatte sui territori, e quindi non arriviamo oggi così un po' a scoprire il documento che ci viene presentato. Abbiamo potuto dare un primo contributo che non finisce ovviamente oggi. Io prima di tutto però vorrei fare una domanda dopo i ringraziamenti, legandomi a queste richieste di rinvio. Quindi ci potrebbero essere delle difficoltà legate alle tempistiche, legate a tutta la procedura in corso, a rinviare per poter trovare un approfondimento, un momento di approfondimento e arrivare a una condivisione la più ampia possibile, perché ovviamente tutti speriamo di poter trovare un'ampia condivisione a un documento fondante della città metropolitana. Ovviamente però ci sono anche delle tempistiche, mi immagino, e quindi dobbiamo stare attenti, presumo, a non andare oltre. Ecco. Detto ciò, e concludo, al di là delle esigenze di una zona o di un'altra, a mio parere bisognerebbe guardare se possibile questi strumenti, quando si parla a livello locale, comunale o questo anche di città metropolitana, come degli strumenti che devono necessariamente evolvere continuamente nel tempo, perché adesso si è inserita anche l'ultima, questa crisi sanitaria mondiale, e quindi diventa anche economica legata al coronavirus. Però al di là di questa crisi così enorme, spesso e volentieri nel momento in cui si arriva a approvare un documento come questo, già la realtà nel frattempo può essere un po' modificata e cambiata, quindi bisogna sapere che una materia in continua evoluzione. Quindi ecco, io su questo ci tenevo a dirlo, perché quindi non mi spaventa, con questo concludo veramente, approvare un documento che so già che poi dovrò andarlo comunque ad integrare sulla base delle nuove esigenze. Il mondo evolve e noi dobbiamo essere pronti, se possibile con tempistiche brevi e certe, ad aggiornarlo alle esigenze delle nostre comunità. Grazie. Grazie, continuiamo negli interventi, poi premetto che alla fine ridarò la parola a Mezzi e poi chiederò anche alla vice sindaca di intervenire. Allora, la prossima è Michela Palestra per il Parco Agricolo Sud Milano. Michela, vai. Buon pomeriggio a tutti, grazie sindaco e bentrovati a tutti anche in questa modalità un po' particolare. Volevo fare delle sottolineature rispetto agli interventi che ho sentito, perché si è parlato correttamente di ripensare il futuro. Io credo che sia importante sottolineare che dentro questo documento ci sono degli elementi importanti. Si è parlato, l'ha fatto il consigliere Mezzi nella sua introduzione, di limitare il consumo di suolo. Sono delle attente osservazioni per la conservazione del paesaggio rurale e la matrice agricola, che in particolar modo ovviamente per i territori del parco del Sud Milano sono degli elementi fondamentali. Si parla all'interno e si dà ampia attenzione ai cambiamenti climatici. Io credo che è di rete verde, quindi ci sono degli elementi importanti dove io trovo che sicuramente stiamo andando incontro a un mondo diverso da quello che ci aspettavamo, però ci sono degli elementi significativi che sono all'interno delle nostre discussioni da lungo tempo, che forse più che ripensare dobbiamo prendere il coraggio di attuare degli strumenti di pianificazione che li mettano più a terra, che facciano cadere a terra questi concetti di cui spesso parliamo, ma che devono tradursi all'interno dei documenti. Il piano territoriale metropolitano, che ha la nostra attenzione, è uno di questi esempi. E quando si parla in particolar modo di infrastrutture, e la Vigevano Malpensa che è stata citata, ma anche altre infrastrutture come l'SP
40 la Binasco Melegnano, capite che come parco siamo particolarmente toccati. Il tema di venire incontro alle esigenze dei territori è un tema che c'è sempre stato, su cui c'è sempre stata attenzione anche da parte del parco, ma la contrarietà che peraltro abbiamo confermato anche con una delibera di direttivo del parco agricolo recentemente in seguito alla bocciatura del TAR è una contrarietà non a rivedere una viabilità che oggettivamente ha dei limiti e ha dei problemi al territorio, è una contrarietà a una pensare le infrastrutture come nuove infrastrutture, ritenendo che il consumo del suolo che si è già fatto con grandi infrastrutture possa essere in realtà limitato guardando ai problemi puntuali dei territori, e in questo accolgo anche con favore, pur partendo come evidente da posizioni molto distanti, anche la sollecitazione della sindaca Barni che ha chiesto di ritornare attorno a un tavolo per affrontare i problemi. La disponibilità c'è con alcuni paletti e quindi da questo punto di vista non trovo una contraddizione all'interno di questo documento. Va da sé che un documento di questa importanza dovrebbe essere ampiamente condiviso, non tanto considerandolo come un documento rigido, non pronto a essere modificato, ma come un punto di partenza che pone al centro della nostra discussione e delle proposte del piano territoriale alcuni elementi salienti che ci sono e sui quali mi sembrava importante richiamare l'attenzione. Grazie. Ok, grazie. Si è prenotato Ballarini di Corbetta. Sì, buongiorno a tutti, io mi unisco ai ringraziamenti per il lavoro svolto e concordo anche con il sindaco di Trezzano quando dice che il piano, ovviamente il piano contiene diversi spunti positivi e diversi passi avanti. Ecco, è stato un lungo percorso, così come ha spiegato Mezzi, ha sempre spiegato anche in passato, penso che lo ripeterà ancora dopo, un lungo percorso anche di confronto sul territorio, con i tavoli locali, eccetera, ecco, che però non hanno sciolto tutte le problematiche. Per cui io mi associo alla richiesta di rinvio fatta con i miei colleghi in precedenza. Allora, in particolare vado un po' su alcuni temi che non sono stati risolti, beh, sicuramente la strada per Malpensa è uno dei temi principali. Si parlava degli ambiti agricoli strategici importantissimi, però ancora questi standard di questo PTL ripropongono diversi errori che erano stati già segnalati individuando alcuni ambiti agricoli strategici che ormai non sono più così, perché esistono diverse costruzioni che sono da decenni. Voce! Per cui non si possono identificare come strategici, come ambiti agricoli strategici. Così come il tema importante del consumo del suolo, secondo me va rivisto un po' la coerenza tra le azioni norme, perché mi pare che ci siano delle frasi, degli schemi e non coerenti tra relazione e norme per quanto riguarda la possibilità di maggiorazione o di riduzione delle previsioni. In ultimo, ma non ultimo, c'è una problematica sui insediamenti produttivi, dove sinceramente, ma questa è colpa mia che non ho approfondito nei tavoli, non condivido la linea, se poi la linea è quella, cioè che significa, se ho capito bene, che al di fuori dei poli produttivi non possa essere prevista nuove aree produttive, quindi si invita la città metropolitana e i comuni per favorire e incentivare il graduale trasferimento della produttività industriale nei poli, no? E che in linea generale teorica è molto positivo, però non è che possa essere bloccato da un nuovo insediamento se non è nei poli. Quindi tutto questo mi porta a essere d'accordo con chi mi ha preceduto su chiedere un rinvio per approfondire e sistemare queste problematiche, in particolare la strada verso Malpensa. Ecco, quindi chiedo anch'io il rinvio. Diversamente non parteciperò alla votazione. Grazie. Crivellin di Albairate.
Grazie, buona giornata a tutti. Spero se funzioni l'audio, avevo avuto qualche problema prima. Allora, prendo due spunti. Ok, grazie. Allora, prendo due spunti. Per quanto riguarda il nostro territorio, sapete, Albairate è fortemente impattato da quello che è il tracciato della Vigevano Malpensa. Io però non vedo alcun motivo per rinviare questa riunione, anzi i documenti sono arrivati, le valutazioni sono già state espresse, per cui ritengo sia opportuno, vista la possibilità che abbiamo anche da questi strumenti e dal fatto che abbiamo comunque una maggioranza che abbiamo raggiunto in questa assemblea, ritengo sia necessario procedere con il voto sulle linee che Città Metropolitana ha individuato per quanto riguarda la contrarietà a quel tracciato, a quell'opera in particolare. Con la sindaca Barni, che non abbiamo avuto modo di incontrarci personalmente, però di sicuro non le è mancato il nostro appoggio, l'indicazione di poterci incontrare e di scambiare punti di vista ed eventualmente fare valutazioni su tracciati e sulla soluzione dei problemi locali. Il Covid di cui ho sentito parlare sicuramente ha spostato gli equilibri, ha modificato anche modelli di sviluppo e proprio in questa logica un progetto che è vecchio di 20 anni e un tracciato che impatta credo non sia più attuale. Forse è da rivedere tutto il modello di sviluppo che è stato fin qui perseguito. Dall'altra parte, per quanto riguarda i centri commerciali, anche qui avevo già esposto la mia posizione, ma approfitto di questa assise perché così la si rende pubblica. Non sono così sicuro che gli oneri, non debbano essere chiesti anche a quei comuni, perché quando ho sentito Sesto San Giovanni, la questione è che alcuni di questi comuni forse si sono anche fatti parte attiva per avere sul proprio territorio questi mega centri commerciali, non sono solo stati calati dall'alto o sono capitati per caso. Per cui una volta fatte queste premesse, per conto mio, sul piano presentato da Città Metropolitana, io ritengo di andare alla votazione e di votare a favore delle linee di contrarietà alle proposte avanzate da alcuni e rispetto le indicazioni di Città Metropolitana, come quelle del parco di cui abbiamo sentito parlare prima, sia sui centri commerciali, sia sulla superstrada Vigevano Malpensa. Allora, vedo tra i collegati Iuri Sant'Agostino di Cornaredo. Grazie sindaco. Sì, no, io volevo farne una questione di metodo, nel senso che il motivo per cui non sono contrario alla possibilità di rinvio, se vi sono i tempi tecnici riconosciuti anche dalla struttura di Città Metropolitana, è proprio il fatto che una richiesta arriva da numerosi colleghi, quindi se c'è questa possibilità non vedo perché dire di no. Non tanto perché il Covid ha stravolto tutte le considerazioni che possono essere fatte sul PTM, questo non è una motivazione che condivido, nel senso che altrimenti vorrebbe dire che tutte le nostre attività di amministrazione pubblica dovrebbero risultare bloccate. In realtà credo che proprio l'emergenza Covid debba portare a fare degli interventi, dotarsi di strumenti che ci possano dare la possibilità di rispondere a quelle che sono le necessità, le priorità che questa emergenza sta sottolineando in tutti i nostri territori. Però mi sembra che il tema principale sia un altro. L'unica cosa che chiedo, ripeto, non essendo contrario, se vi sono le possibilità al rinvio della votazione sul punto, è quella però di darci dei tempi, perché non vorrei che poi, non trovando un accordo tra alcune amministrazioni comunali e Città Metropolitana, si rischi poi che noi il PTM non approviamo per i prossimi 5 anni. Quindi, se non so come si possa fare in videoconferenza a sospendere la seduta, ma se il consigliere delegato con un rappresentante dei sindaci che ha chiesto un rinvio riesce a trovare una mediazione, una sintesi, da parte mia non c'è nessuna contrarietà a rinviare il punto. Va bene, aspettiamo un attimo, continuiamo con gli interventi. Intanto c'è Cerro Alambro, ho capito male?
No, Cerro Allambro no, o è maggiore o è il collega di Cerro Maggiore. Cerro Allambro non ha chiesto la parola. Cerro Maggiore ha chiesto. Pronto? Sì, sono Cerro Maggiore, sono il vice sindaco. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Vi prego, vada pure. Allora, buongiorno, sono sindaco. Anche noi ci allineiamo ai colleghi che mi hanno preceduto, in quanto anche per noi chiediamo un differimento di questa votazione, in quanto anche noi abbiamo presentato delle osservazioni riguardo al nostro PGT, dal quale ancora oggi non abbiamo avuto alcun riscontro su alcune aree che erano di interesse strategico. Visto anche in considerazione del fatto che comunque ci troviamo sotto organico proprio dovuto a questa emergenza sanitaria, noi chiediamo anche noi di possibilmente differire questa votazione e favorire un maggior confronto possibilmente con Città Metropolitana e con i sindaci del nostro territorio. Grazie. Allora io darei la parola a Mezzi. Vedo che la Barni voleva aggiungere qualcosa, la sindaca di Robecco. Velocemente si vuole... Grazie, sì, velocemente. Volevo replicare al sindaco di Albairate che la posizione di Robecco rimane invariata. Per noi la superstrada rimane un'opera strategica. Su questo concordo con lui, che abbiamo discusso a Iosa. Credo però che arrivati a questo punto occorra fare una scelta coraggiosa a fronte anche delle problematicità che sono emerse. E poi condivido l'intervento del sindaco di Maggiore quando dice che abbiamo inviato delle osservazioni ma non abbiamo ricevuto risposte in merito a queste osservazioni. Magari quando io pronto era proprio un confronto sulle osservazioni che abbiamo fatto pervenire e non certo per mettere in discussione la superstrada. Va bene, allora replica a Mezzi. Grazie sindaco, ho bisogno di qualche minuto. Innanzitutto un ringraziamento ai sindaci che, pur non essendo convinti della proposta e del parere che vi è stato inviato, sono comunque presenti e hanno portato il loro contributo al dibattito. Questo lo devo dire perché non è stato così per tutti, evidentemente, in questa conferenza metropolitana. È stata una scelta politica che io apprezzo e valuto poi nel merito delle singole questioni che sono state portate dai numerosi sindaci che hanno chiesto la proposta di rinvio, hanno fatto la proposta di rinvio. Dico anche una cosa, devo dirla, che alle spalle c'è un grosso lavoro di confronto con i comuni, non solo di costruzione a tavolino del piano, ma anche di confronto. Questo lo devo non tanto al sottoscritto, lo devo, credo, a tutte le persone che hanno lavorato in questi mesi, a partire dal 2017, dall'inizio del 2017 ad oggi. Su un tema, io individuo due nodi fondamentali nel dibattito che fino a questo momento si è sviluppato. E mi piace soffermarmi perché credo che vi possano essere le condizioni per trovare un'intesa fra le posizioni che si sono espresse a favore del rinvio e hanno portato degli elementi di contenuto. Allora, due questioni. La Vigevano Malpensa. Non sto a rifare la storia né a replicare, come dire, le posizioni differenti che esistono fra i comuni e fra alcuni comuni e città metropolitane. È nota quella vicenda sulla Vigevano Malpensa e sulle previsioni viabilistiche. Dico anche però di leggere con attenzione tutti i documenti che compongono il piano. La relazione è vero che tratta, la pagina indicata dalla sindaca, tratta il tema, ma se guardate anche le tavole, fa riferimento al fatto che alcune previsioni viabilistiche siano previsioni preordinate dal punto di vista, cioè sono previsioni sovraordinate, cioè competono all'ente regione. E lo indicano nelle tavole, e questo non ha un significato secondario, ha un significato importante. È vero che c'è tutta la differenza fra le posizioni tra i comuni e fra città metropolitane e alcuni comuni, ma è anche vero che noi dobbiamo anche riferirci alle previsioni che, ad esempio, Regione Lombardia fa rispetto a quel tema viabilistico. Quindi pregherei di porre attenzione
anche su questo aspetto, nel leggere tutti i documenti che compongono il piano. E questo tema, il tema della visione Malpensa, credo che nel parere possa essere, possiamo trovare un punto di sintesi nel rispetto delle rispettive posizioni, senza che nessuno perda qualcosa, evidentemente, ma riportando il dibattito e il confronto che ormai attraversa da tempo le istituzioni locali. Quindi questa proposta sul parere credo che sia possibile da inserire nel, questo tema credo che sia possibile da inserire nel parere. L'altra questione che poneva il sindaco di Sesto San Giovanni, che ha accolto una questione importante e parla della redistribuzione degli oneri rispetto agli interventi, agli importanti interventi di carattere sovracomunale, bene, ha centrato una questione fondamentale. Ha centrato il tema del riequilibrio fra centro e periferia, chiamiamolo così per comodità e per capirci. Ha centrato un tema fondamentale. Allora, credo che qui si gioca anche una partita fra i comuni importanti della prima corona, del comune capoluogo di prima corona e il resto dei comuni della città metropolitana. Che cosa succede rispetto alle grandi previsioni di carattere sovracomunale e soprattutto al tema degli oneri e della loro perequazione? Noi facciamo una proposta. Questo tema è un tema che può essere anche quello ricondotto all'interno del parere, io credo. Poi ci sono altre questioni più di dettaglio, quello sempre citato dal sindaco di Sesto San Giovanni sul tema della mobilità. Sindaco, noi abbiamo condiviso una proposta che credo il suo assessore ha, sindaco, l'assessore del comune di Sesto San Giovanni ha portato al dibattito che abbiamo fatto a Cinisello mesi fa, cioè quello dei collegamenti non solo radiali ma anche trasversali. Credo che questo faccia parte della proposta che noi abbiamo portato in campo. Sul tema dell'osservazione della mancata risposta, attenzione, noi siamo nella procedura di valutazione ambientale strategica, attenzione. Quindi i contributi che, gli 80 contributi circa che sono arrivati, si collocano all'interno della procedura di VAS. Noi nella conferenza di VAS, ovviamente i contributi coerenti con la linea del piano verranno ricondotti all'interno della formulazione finale del piano stesso. Attenzione, non è che non manchiamo di rispetto alle vostre richieste e alle vostre osservazioni, ma è la procedura di VAS che va completata e sarà nella conferenza che avremo modo di affrontare quei temi che voi avete posto alla nostra attenzione. Poi c'è il tempo tra la conferenza di VAS e l'adozione del piano stesso per arrivare ad aggiornare, a migliorare la proposta di piano. Io cito, non raccolgo tutte quante le questioni che avete posto, molte si sono concentrate sui temi infrastrutturali e viabilistici, quella del comune di Sesto San Giovanni è stata importante e permette di fare un ragionamento che va oltre cerca di superare quel limite che della pianificazione che abbiamo sempre riscontrato fra le grandi previsioni concentrate nel nucleo centrale della città metropolitana e il resto del territorio. Beh, forse è il caso che questo rapporto squilibrato possa essere riequilibrato anche attraverso queste forme di perequazione che abbiamo cercato di introdurre. Possono essere le percentuali forse ritoccate? Sicuramente questo sarà possibile farlo. E quindi questa integrazione, questa richiesta può essere accolta. Credo che non debba sfuggire però il tema più generale. Allora, per concludere, io faccio un riferimento ai tempi e lo dico anche al sindaco Sala, perché poi molto dipende anche dal sindaco. Se noi rinviamo a dopo l'estate, a settembre, per le procedure lunghe che il piano ha, di adozione prima, di osservazioni, di controdeduzioni, di parere regionale, noi rischiamo di arrivare molto avanti nella primavera prossima, nel 2021, in una fase particolare del confronto politico-amministrativo. Questo è uno dei Se invece noi lavoriamo in questo periodo attorno alle questioni principali che oggi sono state poste, noi possiamo produrre un parere e arrivare per la metà del mese di luglio a riconvocarci con un parere rivisto che tenga conto del dibattito per consentire al Consiglio metropolitano di arrivare alla fine del mese di luglio ad adottare il piano, altrimenti questo è il rischio
noi non arriviamo a chiudere il piano territoriale metropolitano. Allora, per i motivi che ho detto all'inizio nella mia presentazione, credo che sia un'occasione sprecata e non possiamo permetterci oggi di sprecare un'ulteriore occasione. Proprio per i motivi che qualcuno ha detto, cioè siamo in una fase particolare. Bene, il tema ambientale, climatico, questo è un tema centrale. Invito i sindaci a fare uno sforzo per concentrarsi sulle norme che abbiamo predisposto su questo tema, che rappresentano lo sguardo verso il futuro, non è uno sguardo verso il passato, ma verso il futuro. Per attrezzare il nostro territorio a quelli che saranno i cambiamenti che il tema climatico ci porrà a tutti per le nostre città e per i nostri territori. La mia proposta è quindi, sì, oggi non procediamo ad un voto a forzare un parere su questo tema, proviamo a ridarci appuntamento attorno alla metà di luglio con una nuova conferenza per consentire al Consiglio di chiudere la conferenza di VAS e consentire al Consiglio metropolitano di adottare la proposta di piano. In questo modo rispettiamo le esigenze dell'ente che lavora da 3 anni su questo tema, ma rispettiamo anche i punti di vista dei sindaci che si sono confrontati e li ringrazio per la loro onestà, di averci portato il loro contributo. Grazie. Grazie. Anche il parere della Consigliere presentava il ricorso, possiamo accoglierlo così. Microfono acceso, brigato di Casati? No, Casati rispetto. Chi è? Ok, ci sentiamo. Vuole chiedere il parere anche alla vice sindaca Censi, prego. Grazie sindaco. A me sembra che la proposta che ha fatto il consigliere delegato Mezzi sia una proposta di buon senso, che accoglie, certo dovrà lavorare tanto in questi 15 giorni, però io penso che sia corretto assumere delle osservazioni che sono state fatte e che sono dal mio punto di vista anche importanti. E quindi certo chiedo a tutti i sindaci poi l'impegno di ritrovarci, sarà il 14 o il 15 di luglio per fare di nuovo una conferenza, ma credo che sia una grande disponibilità da parte del consigliere, anche dei suoi uffici, e credo sindaco che dovremmo, dal mio punto di vista, accettarla. A me va bene, ovviamente possiamo fare una convocazione, ma vorrei poi sentire da te e da Mezzi qualche giorno prima che c'è però un consenso e che un passo avanti l'avete fatto, per cui convocarla ci sta compatibilmente, non è che non costa nulla perché costa a tutti qualcosa, ma compatibilmente con le agende di tutti credo che vada bene convocare il 15, 14 o 15. Ecco, però con una conferma pochi giorni prima, perché se abbiamo fatto dei passi avanti, vale la pena, no? Se siamo in 70 persone bloccate, non vale la pena. Quindi io direi, proviamo a convocarla e confermiamo pochi giorni prima, se siete d'accordo. Quindi io procederei così. Oggi altro non abbiamo, quindi chiuderei qui e chiedo quindi a Arianna Censi di provare a organizzare la prossima conferenza. Ripeto, tra il 14 e il 15 sentiamo anche un po' le agende, e vediamo anche le agende dei sindaci per creare il minor disagio possibile. Grazie a tutti voi. D'accordo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao a tutti, grazie.